Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti, benvenuti a tutte voi questa sera. È un momento che vogliamo celebrare perché è un momento straordinario per uno dei luoghi più belli in assoluto della città di Pesaro. Siamo nella sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, uno spazio che possiamo davvero definire multivalente in quanto non è solo sede della storica biblioteca che oggi festeggia 230 anni, infatti siamo qui per i festeggiamenti dei 230 anni della Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Tanti saranno gli ospiti, tanti saranno i momenti che celebreranno questo compleanno, questo vero e proprio compleanno nel quale peraltro avremo l'opportunità di vedere quanto in realtà i giovani siano affezionati a un luogo del genere. Ma al di là di questo, in questa fase, in questa brevissima presentazione, ci piace farvi vedere insieme a noi quali sono le particolarità che rendono questo luogo veramente unico. Ve l'avevamo detto poco fa, questo spazio occupato in via Mazza dalla Biblioteca Oliveriana in realtà non è solo libri, non è solo biblioteca, ma è molto molto di più. Siamo infatti nei locali al piano terra del Museo Archeologico, ci stiamo aggirando in mezzo ai reperti perfettamente ordinati in termini filologici e cronologici e ricostruiscono perfettamente tutto quello che era l'ambiente, la storia circostante alla città di Pesaro. Pensate poi che come si varca la porta d'ingresso di questo museo, ci si trova di fronte alla straordinaria stele di Novilara, conservata in maniera davvero eccezionale. Quindi la Biblioteca Oliveriana è davvero tanto, tanto, molto di più di una semplice biblioteca. Niente, diamo inizio a questa festa. Direttrice dell'Ente Olivieri, Brunella Paolini, siamo nella sala Perticari della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, di questo straordinario luogo che ha appena ospitato la presentazione di questo compleanno 230 anni della Biblioteca Oliveriana. Eh sì, infatti oggi per noi è un grande giorno perché proprio ricordiamo in questa occasione quello che successe tanti anni fa, cioè nel 1793, il 2 maggio, quando per la prima volta la biblioteca e i musei oliveriani furono aperti al pubblico. E per questo dobbiamo ringraziare Annibale Olivieri, che è il nostro fondatore, che con il suo testamento ha deciso di lasciare tutte le sue proprietà, libri, documenti, reperti archeologici, monete, medaglie, eccetera, eccetera, alla città di Pesaro, alla comunità di Pesaro e soprattutto a beneficio dei più giovani, lo dice proprio espressamente nel suo testamento, affinché tutti diventassero più culti ed operosi e quindi proprio per cercare di dare un suo contributo a rendere i cittadini sempre più bravi, più lavoratori, e più istruiti e quindi anche una città più felice. E ovviamente quindi anche più aperti, che è fondamentale in questo momento poi in cui veramente il mondo si apre nonostante tutto quello che vediamo che succede intorno a noi. Ha toccato un tema importante, direttrice, perché ha parlato dei giovani, di questo lascito alle nuove generazioni e in effetti in sala era pieno di ragazzi giovani, giovanissimi, molti dei quali sono stati impegnati con Lucia Ferrati, con la sua scuola e hanno letto proprio in maniera straordinaria questi brani. Ma hanno toccato un tema che secondo me è interessante approfondire. La differenza che c'è in realtà fra il gusto di tenere in mano un libro, di sfogliare un libro e magari quello invece di avere a che fare con le nuove tecnologie, con le password e con gli schermi. Eh sì, certo, il libro è un qualcosa che in effetti possiamo toccare, possiamo sfogliare e gli stessi bambini nella lettura lo hanno raccontato, il libro funziona sempre, non ha bisogno di strumenti tecnologici, non ha bisogno di corrente elettrica, quindi diciamo che è un oggetto che una volta che è aperto già comunica e solo averlo in mano è già comunque un'esperienza importante, anche perché poi i libri, come anche i documenti, raccontano una storia che non è solo quella che c'è scritta nel libro, ma anche la storia di coloro che l'hanno realizzato, anche degli artigiani che hanno realizzato il libro, la stampa, la rilegatura. Quindi il libro rappresenta appunto una raffigurazione di quello che gli uomini in passato sono riusciti a fare grazie soprattutto alla loro intelligenza e al loro lavoro.
Verissimo, siamo in un luogo che si chiama Biblioteca Oliveriana, in realtà ospita di tutto, al di là dei libri che ci sono qui alle pareti, dei volumi straordinari, c'è il museo archeologico, c'è tutto un insieme di offerta culturale che rende davvero questo angolo di Pesaro probabilmente uno dei più belli a livello forse addirittura dell'intera provincia. Beh, io sono contenta che questa sia la sua percezione. Ovviamente noi ci teniamo che tutti quanti vivano la biblioteca, il museo oliveriano come un luogo loro, come se fosse casa loro. Questo ci piace molto e infatti per questo insomma organizziamo anche queste iniziative in cui invitiamo a partecipare soprattutto quel pubblico che di solito non ci frequenta. E ad esempio è stato fatto oggi con i più piccoli, con i bambini che sono venuti a leggere. Più tardi ci sarà invece il concerto di libera musica, quindi di nuovi bambini che suonano, e quindi insomma questo sguardo rivolto soprattutto al futuro, quindi diciamo conserviamo il passato ma lo conserviamo con uno sguardo che deve andare sempre avanti. Poi qui c'è un futuro immediato che è il 2024, tante saranno le iniziative che si svolgeranno in questi locali. Beh, in qualche modo sì, noi faremo sicuramente il possibile, l'Ente Olivieri sarà presente certamente per Pesaro 2024 e ci stiamo organizzando, stiamo insomma pensando a qualcosa di interessante sicuramente. Proprio lì c'era una casetta, vi abitava un vecchio omino, talmente vecchio che ormai non ricordava più quanti anni avesse. Forse 100, forse più di 1000. Portava un buffo cappello, un cespuglio bianco come barba e un bel paio di occhiali sul nasone che ballavano mentre lo mirava. Lucia Ferrati, presidentessa dell'associazione Le Voci dei Libri, una delle caratteristiche di Lucia Ferrati, a differenza mia, è quella di non sbagliare mai una parola durante le sue presentazioni. Però dobbiamo dire che oggi abbiamo visto che c'è qualcuno che ti può sostituire. Assolutamente, anche se sono piccolissimi, perché oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di festeggiare 230 anni di questa signora meravigliosa, l'oliveriana, che se li porta benissimo peraltro e che il cuore davvero pulsante, il cuore culturale e non solo della nostra città, e l'abbiamo fatto attraverso le nostre speranze, il nostro orgoglio, che sono i più piccoli lettori dell'associazione, perché noi abbiamo due motti: uno non è mai troppo tardi e l'altro non è mai troppo presto. Quindi pensiamo che la lettura, il libro in particolare, sia davvero un ottimo antidoto a tante cose, alla solitudine, alla noia, alla povertà, perché appunto il libro è un compagno che apporta una ricchezza spirituale da sempre, fin da quando siamo piccolini, ed è anche una macchina del tempo e dello spazio, come io la definisco, straordinaria, che ci permette di andare ovunque e in ogni tempo, appunto, e in ogni spazio. Quindi è un'avventura irrinunciabile per qualunque essere umano, a cominciare appunto dai bambini. Ci hai detto che all'associazione in realtà aderiscono oltre 150 persone di tutte le età, quindi il bello è questo, è la testimonianza una volta di più di come poi in realtà nel momento in cui ci si confronta per davvero con la cultura, questa diventi trasversale e non c'è età che tenga. Trasversale, inclusiva, come si dice oggi, perché veramente non solo tutte le età ma anche tutte le professioni. È un'occasione per avvicinarsi a questa opportunità di bellezza a cui tutti avremmo diritto, perché ecco, io dico sempre che il leggere, accostarsi alla bellezza, alla letteratura, alle arti in generale, non è un dovere ma è sicuramente un diritto, e siccome siamo italiani e quindi viviamo nel tempio della bellezza e dell'arte in generale, ecco, è ancora di più chiaramente un diritto. E a questo appello, diciamo, a questa chiamata alle arti, come io la chiamo spesso, hanno aderito veramente le più diverse persone, che hanno il compito di condividere con gli altri quello che hanno capito, quindi far capire agli altri quello che hanno capito a qualunque età, ecco, di questi meravigliosi portatori di bellezza, di senso, di significato, che sono appunto coloro che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato attraverso la scrittura una eredità importantissima. Salvatore Siena, il presidente dell'Associazione degli Amici della Biblioteca Oliveriana, che oggi festeggia 230 anni, un traguardo straordinario. Ah, davvero, siamo davvero felici di questa circostanza e siamo qui a festeggiare questo traguardo insieme a tanti amici, a tante persone care,
e in un momento in cui la biblioteca vive un momento del rinnovato splendore e di grande vivacità e di grandi iniziative, alcune addirittura sorprendenti, come avete potuto vedere guardandomi intorno. Una domanda, Presidente, da dove nasce questa grande passione per la biblioteca? Quindi un'associazione che chiaramente è fondata su quello che più è importante, l'amore per i libri, l'amore per la cultura, l'amore per un luogo straordinario nel cuore di Pisa. Beh, questo è il presupposto per la nascita della nostra associazione. Poi c'è stata, diciamo, una scintilla in più nel 2011, quando l'associazione è nata. In quel momento la biblioteca stava vivendo una nuova stagione particolarmente felice sotto la guida del direttore Marcello Di Bella, e quindi è sembrato quasi doveroso, opportuno, che un gruppo di amici, che poi si è allargato ovviamente, lanciasse per così dire un segnale di supporto, di vicinanza, di sostegno a questo sforzo che la biblioteca stava facendo e al suo porsi addirittura come un volano della vita culturale pesarese. Questi presupposti poi sono stati confermati e oggi stiamo vivendo una rinnovata stagione felice per la cultura e per, come dire, per la vita stessa della biblioteca. Ci faccia dire una cosa, Presidente, grazie per averlo nominato, perché crediamo che aver ricordato Marcello Di Bella sia davvero doveroso in questo luogo. Grazie, lo faccio con una grande emozione, davvero. Daniele Vimini, assessore alla cultura. Questi 230 anni della Biblioteca Oliveriana in realtà significano tanto, perché questo è un luogo che potremmo quasi definire di culto della città di Pesaro. Assolutamente, 230 anni che possono sembrare tanti, sono tanti per la storia, per quello che la biblioteca e i musei, insomma l'ente, rappresentano per la città di Pesaro, per la cittadinanza, ma in realtà per il panorama culturale nazionale e internazionale, ma anche una grande freschezza nel modo di viverli, non solo di festeggiarli, ma anche di aumentare di giorno in giorno anche la rete dei rapporti, delle collaborazioni e dei canali di pubblico che collaborano in varia misura con la biblioteca, compreso oggi, in questo compleanno in cui dalla rievocazione storica, a partire dai Piceni, fino alle letture delle piccole voci, fino alla musica, del progetto artistico-culturale inclusivo di Libera Musica, sono protagonisti di elementi di racconto che, come aprendo ogni libro, no, insomma, generano ulteriori spunti di racconto e di riflessione e di allargamento verso la comunità, che poi è un po' il dettato originario dell'Olivieri nell'andare a istituire questo patrimonio. Quindi siamo felici di questo momento, siamo felici dell'attività della biblioteca e anche di come si collega con il museo recentemente riaperto. Sono un grande patrimonio, ripeto, non solo librario, non solo artistico, di disegni, di opere, di carte geografiche, di mappamondi, di reperti archeologici, di opere d'arte, ma un grande patrimonio anche di rapporti umani, che sono poi, diciamo, alla base della trasmissione culturale. Danilo, noi non ci azzardiamo a pronunciare esattamente il nome dell'associazione, lascio a te l'onore. Allora, noi siamo i Teuta Senones Pisaurensis, gruppo di rievocazione storica nato a Pesaro nel 2007. Ci occupiamo di portare la cultura della popolazione gallica dei Senoni, stabilizzata qua intorno al IV-III secolo avanti Cristo. Come lo facciamo? Riportando alla vita laboratori, facendo archeologia sperimentale, giochi, guerre, cucina. Oggi abbiamo anche il medico qua, quindi se dopo volete venire a vedere come curarsi, come si faceva anticamente, potete venire a curiosare. Sicuramente lo faremo, Danilo. Ma senti, quindi oggi si festeggiano 230 anni di attività, si può dire, della Biblioteca Oliveriana, quindi 2000 anni dopo di quando eravate voi. Sì, esatto, 2000 anni dopo. Precisamente qui in zona c'erano i Piceni, poi sono arrivati anche i Galli Senoni, gruppo popolo mercenario che si è stabilizzato qua, si è trovato bene, perché no, non si è unito ai Piceni, portando alla vita una nuova cultura e tradizioni. E a quei tempi sicuramente non c'erano i giornali che vediamo alle nostre spalle. Come giravano le notizie? Non c'era Rossini TV, quindi? Passaparola. Cavalli, passaparola, piccioni, non lo so, e tante altre cose. Giustamente piccioni viaggiatori, era veramente un modo per far andare le notizie. Non è detta che sia vero, però potrebbe essere.
Pesaro segreta, in realtà tanto segreta non è, nel senso che la Biblioteca Oliveriana è davvero un patrimonio cittadino incredibile e questi 230 anni sono una celebrazione importante. Importantissima, non è ovviamente il primo evento che organizziamo insieme alla Biblioteca Museo Oliveriani, con la direttrice Brunella Paolini abbiamo trovato proprio una sinergia unica, bella, simpatica, tutti gli eventi in chiave pop, quindi popolare, e quindi la cultura per tutti. E oggi per questo compleanno abbiamo pensato a chi porterà avanti la cultura poi, dopo di noi, e quindi i bambini. Cioè, in questo momento sono all'Annunziata, dietro di me c'è un'orchestra di ragazzini, di bambini, fantastici, li sentirete poi, chi avrà modo di ascoltarli qui dal vivo. E proprio loro, come avete visto le letture con i bambini di Lucia Ferrati, avrete visto sempre questi ragazzi che porteranno avanti questa cultura e penso che sia proprio la chiave di lettura per questo bellissimo compleanno di 230 anni di Olivieri. Pesaro Segreta in realtà poi si occupa di tante cose ed è bellissima l'idea che fa nascere davvero la possibilità di riscoprire la nostra città anche per le cose meno conosciute oppure per quelle più conosciute ma per certi versi meno battute comunque. Assolutamente sì, ci sono, per esempio oggi è uscito un post su quando è nata la nostra strada, la nostra Monte Labattese, e non so quanti like, quante le persone che vanno a leggere, vanno a guardare, si divertono con noi, o la Gola del Furlo, il Cursal, non ultimo è stato un post sul fantastico nostro Ezio Giulietti, perché rimane nella storia, secondo me, nel nostro io essere pesarese. Il mago dell'Excelsior. Bravissimo, mago ma non solo, mister simpatia, accoglienza, era la città turistica per antonomasia con lui. E dopo i giovanissimi lettori, i giovanissimi musicisti che aderiscono all'associazione Libera Musica, qui pronti alla Chiesa dell'Annunziata, anche loro per festeggiare i 230 anni della Biblioteca Oliveriana. Sì, siamo molto contenti di essere presenti in questa occasione importante e si esibisce oggi la nostra orchestra che è formata da 30 bambini e ragazzini che vanno dagli 8 ai 14 anni e rappresentano, diciamo, vanno a costruire una vera e propria orchestra sinfonica, quindi abbiamo i violini, i violoncelli, i contrabbassi, i oboe, clarinetti, flauti, percussioni, diciamo in piccolo quello che possiamo vedere nei grandi teatri con le grandi orchestre. Sono ragazzini che hanno iniziato da noi a studiare tanto piccoli e adesso stanno crescendo e diventano sempre più bravi. E chissà quando lo rivedremo su palcoscenici davvero importanti. Abbiamo visto anche prima le prove e abbiamo visto una coordinazione fra loro perfetta. Il maestro non aveva nessuna difficoltà a farli andare in perfetta sincronia. Sì, questo perché la nostra associazione lavora proprio come con la base dell'orchestra, nel senso che noi non siamo una scuola di musica tradizionale, ma siamo un progetto che utilizza il fare musica insieme come strumento di inclusione sociale. Per questo tutte le settimane i ragazzini che suonano da noi, che fanno lezioni da noi, si vedono e fanno orchestra insieme e per questo quando arriviamo a fare un concerto, diciamo, siamo uniti, c'è un percorso che ci ha portato fin qui. Quindi davvero un gioco di squadra perfetto, a dimostrazione che c'è tanto modo per fare gruppo, tanti modi per poter stare insieme, per poter far crescere i bambini con dei valori e anche con delle conoscenze importanti. Sì, noi crediamo moltissimo nel valore educativo della musica, nella capacità, diciamo, che ha la musica di lavorare sulla relazione fra i bambini, di farli crescere e di portare, diciamo, tutto quello che è espressione artistica e culturale e nelle famiglie e nella vita dei bambini e dei ragazzi. Davvero bravissimi. E vedete, anche qui si è appena concluso il concerto, che potremmo definirlo mini concerto, perché in realtà hanno suonato tanti bambini, ma in realtà non è stato un mini concerto, è stata un'esibizione straordinaria, un'esibizione che ha reso davvero onore a questa giornata che si è conclusa in una maniera così bella, poetica. Ci siamo emozionati a vedere questi giovanissimi musicisti suonare insieme e celebrare la vittoria della cultura, la vittoria della cultura che è stata quella che in realtà oggi si è voluti far vedere grazie a Francesco Mazzetti che ci ha seguito dalla parte tecnica, a tutti voi per questi fantastici 230 anni di
compleanno, questi 230 anni di vita della Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, proseguite la serata con noi e ancora una volta grazie per essere stati insieme a noi.